Giorno ragazzi, qui c'è Crash and Dungeons, io continuerò a Rai Fai Rush. Allora, l'ultima volta siamo appena usciti da... Siamo scaraventati via da una delle dei robot di Zanzo. Abbiamo incontrato un macaron. Allora, io devo farti... Devo chiederti delle cose, uomo, perché mi sono accorto che non abbiamo fatto tutti i dialoghi. E lavori qua? Allora, dimmi un po'. Lavori qui e al contempo trami per distruggere l'azienda? E gli hanno rubato il lavoro. Hai frainteso. Io voglio salvare l'azienda. Non capisco. Ma come non capisci? Se qui da tanto quanto me, ti ricorderesti delle idee di Roxanne Vendelay. E non gli piace la direzione. Il mondo un posto migliore. Non pensava al profitto, allo status. Hai mai pensato di lavorare per, che ne so, un'altra azienda? No, lui deve lavorare qua. E il lascito di Roxanne. Sono la mia famiglia. Non voglio vederlo crollare. Va bene. E come hai fatto a conoscervi? Tu e Peppermint vi conoscevate già. In realtà non ci siamo mai incontrati. Cosa? Pensavo steste collaborando. In segreto. Con nomi in codice. Così. Sì, tramite chat strane. I vostri nomi in codice sono i vostri nomi veri. Ehi, poteva essere una stalker pazza o che ne so. No, non ci ho mai pensato. Ero solo felice che qualcuno volesse aiutarmi. Vabbè, ti è andata bene. Ma la prossima volta non sarò qui a proteggerti. Ma che cacchio dici? Va bene, dai. Quindi è stato un inciuccio strano di chat. Va bene, andiamo avanti, va. Andiamo avanti, Ruby. Comunque l'808 è veramente carina. Non so se è un gatto femmina, è un robot. Okay, sono pronto. Vabbè. Qual è il piano? Dai. E vediamo un po' il briefing. Tanto mi dirà, vai, limmelo tutti. Rapporto okay. Di missione. Obiettivo, rientrare nei laboratori IA. Perché ci hanno buttato fuori. Che Zanzo ti crede morto. Basta con questa immagine. L'unico ostacolo è stato lo Zeta Scudo. A quello ci penso io. Permetterò 808 di può menare. Te lo spiego dopo. Oh, finalmente vi ribellate, sir. Dopo tutti questi anni di inattività. Non ho capito. Per il rinforzo positivo, Cinnamon. Comunque, il laboratorio di Macaron è proprio sotto la nostra meta. Quindi devo salire, basta. Laboratoria e distruggiamo Spectra. Sembra semplice. Non sarà mai semplice, ma tipo mai tantissimo. Però, vabbè. Ma comunque sto... Bisogna prendere la mano con i Perry. Voglio farli per bene, i Perry. Quelli uno contro uno. Ok. Puoi tornare sopra in fretta dal corridoio. Ok. Andiamo avanti, vediamo un po' cosa... Ok, tu? Ho sentito un sacco di rumori ed esplosioni da laggiù. È l'ufficio del signor Macaron? Sì. Spero che stia bene. Ma sta benissimo, guarda. Bene. Oh, la lava! Mamma mia, la lava ogni volta. Ti prego, non fare confusione. O daranno la colpa a me. Ma ti ho pulito la cosa? Però queste veramente sono veramente... Veramente hanno un po' troppa vita, secondo i miei gusti, queste cose qua. Dai. Vai. Ok, qua devo chiamare lui, immagino. E allora prosegui dritto. C'è solo una parete. C'è, sì, c'è un muro. Il di 808 è aggiornato, dovremmo esserci. Prova a chiamare Macaron. E non faccio cambiare LT. Ok. Ah, ok, devo fare così. Nessun problema. Mi tocca fare sul set. Ecco. Oddio, pure il ritmo. Ok, va bene, dai. Ora sei passato all'azione. Va bene, non ho capito. Non so se si può usare in fight, non credo. Vediamo questo qua. Ok. Chi era scritto? Problemi, va bene. Sempre per tutti i problemi. Ok, avanti. 1, 2, 3. Perfetto. C'è qualcosa dietro magari? Ok. Ok, fai così? No, scusa, così? Lasciali a me, già! Dio mio, che fatica, così! Fagliela vedere! Pronti? Sembra più piccolo, pure, quei stronzi! Okay, siamo tornati a quel trapano gigante! Lo vediamo! Ora scala! Quale? Ah, quello lì, ok! Vediamo dove eravamo! Bene! Vabbè, con quel voce, bene! Con quel voce! Non so che problema, tutto bene, ma dai! Tutte ste casse! Si parte! Vai! E va bene. Ok. Che palle però. Io vedo i salti sono strani però.
Qualche altra. C'è la roba lì. Dammi qua. Tanto codec. Ha dovuto esplodere il testo. Ah! Ok, non voglio neanche. Non voglio leggere, non mi fido, guarda, eh. Okay. Ehi, c'hai! Non è uno Z scudo, ma posso aiutarti a togliere di mezzo quel masso. Ok. Immagina che sia uno scagnozzo di Zanzo. Ma perché? Ok. Sentite qui. Sentiamo. Informazioni su Spectra nei database. Ma Zanzo ha vietato l'accesso a tutti i dipendenti. Quindi chi ha l'accesso? Da quello che vedo, solo Kale e gli altri capi. Sono tutti coinvolti. La cosa strana. Ma è Corsica, ma lì il responsabile della sicurezza ha un accesso limitato. Non si vedono di Corsica. La sicurezza non ha pieno accesso. Ah, merda. Perché non si fidano di Corsica? Mi sembra un po' stupida come cosa. E quella della sicurezza. Ah! Ma fa culo, ma cosa? Aspetta. Ma dai! No, ci devo arrivare lì, mi turba. No, non ci arrivo, non ci arrivo. Non ci arrivo, muoio. Vabbè, chi se ne frega. Tanto sono solo Sam. Chi se ne frega? Andiamo su. Lì c'è un'altra roba. Raga, quanta roba da prendere però, eh. Non posso perdere 4 ore. Vabbè, chi se ne frega. Andiamo avanti, dai. Al massimo sono soldi. Non è che voglio platinare sto gioco, in realtà. Vai. Ok, pensavo fosse un'altra roba a ritmo. Fortuna che... Sapete cosa? Sono sorpreso che i suoni della teleferica qua non siano a ritmo. Non so perché. Tutti ai propri posti. Ho un'idea che richiede la collaborazione di tutto il personale. Sentiamo, voglio vedere cosa vuol fare adesso. Quindi dovremo darci molto da fare. Io non mi fiderei, eh. Vabbè, dai. Andiamo avanti. Andiamo un fightino, magari, da un po' che non ci meniamo qualcuno. Ma per poco, eh. Non siamo. Infatti siamo tornati qua. Dammi la tani, il pick up qui. Ok. Tu? Questo è un cattedri su se stesso. Da solo poi, come fa? Com'è possibile? Pronto. Salve. Per un altro round? Sono tornato. Tipo era quel tipo, what the fuck? Bene. Ok, fammi provare. Chiamami, distruggo io quegli scudi. Va bene, devi stare calmo però, eh. Ma va bene. Sì, ok, metti. Ok. Vai. Puoi farcela, ma... Ti metto a posto? Non devi fare un paio di volte, magari. No, deve essere più, vicino, ovviamente. Devo farlo un paio di volte. Oh, finalmente. Vai, picchialo, picchialo. Oh, là. Perfetto. Siamo sicuri che sia troppo tardi per la diplomazia? Non credo, cioè, credo di sì. Concentrati, il laboratorio Spectra è vicino. Cosa vuoi? Il frigo, cosa vuoi? Ehi là, amico. Sembra che tu sia stato modificato di nuovo. È un'altra esistenza estranea quella che vedo lì. Ma come esistenza estranea? Cattivo. Sai, questo è uno dei miei progetti. È molto d'aiuto, non trovi? Infatti mi sembrava molto diverso rispetto agli altri. Consigli, si prende un po' troppa confidenza, no? Davvero? Credo sia solo gentile. È un po' inquietante. Ah, quella voce deve essere i macaroni. Sono felice di sentirti di buon umore. Ma come fa? Com'è possibile? Che macaroni facesse combattere, ma sembra che ti stia aiutando. È l'unico che può distruggere gli Z scudi dei nemici. Ok, ma me l'hai già detto, però. Infliggere danni seri ed eliminare i nemici. È molto utile questa cosa. È piuttosto robusto e potrebbe volerci più tempo perché per questo sì, okay, può convenire passare. Adoro questo tizio. Sono felice che tu sia ancora in giro. I miei giorni. Va bene. Va bene, dai, andiamo avanti. Raga, siamo solo 10 minuti però, non va bene. Cioè, io non mi posso godere così tanto sto gioco. È chiusa. E non è uno Z scudo. È chiusa e basta. Ho modo di entrare in stile Chai. Cinnamon mi sta facendo un test della personalità. Arriva. Eh? Laboratori RA. Non ho capito.
Aspetta un attimo, AI. Imbecille, questo è AI Lab, quello è AR Lab. Che differenza fa poi? È AR. Perché AI ok. AR. AR cosa vuol dire? Vediamo. Che qua è chiuso. Dove vado di qua, vaffanculo. Aspetta, Peppermint, non arrabbiarti. Cosa succede? Irascibile. Neanche mi conosci. State dimostrando che ho ragione. Siamo già, hai garantisci tu per me, no? No. Io non voglio saperne nulla. Ma in realtà non è tanto irascibile, neanche tanto. Oddio, un pochino però no. Minchia, ma che casino è sto posto? Cioè, veramente. Dai. Io voglio parlare con tutti. La mia indole di giocatore mi impone di parlare non con tutti. Dovremmo contestare, Zanzo. Ma questa storia delle settimane da 8 giorni? Ma chi è che l'ha deciso? Ancora peggio. Ci sono 4 lunedì consecutivi ora. Ma che schifo. No, che merda. Ma poi perché io mi chiedo sempre, ma perché hanno fatto dei robot che servono giorni feriali? Chi è stato l'idea di merda? Probabilmente l'ha fatto quelli, i capi originali della Vandari. Questa roba. Wow, che bello. Starebbe benissimo appeso nel rifugio. Ma appeso cosa? Ma come fa a essere un grafito a essere appeso? Cioè, che cazzo dici? Vabbè, andiamo avanti, va. Stiamo scendendo nel ridicolo. Questo devo picchiarlo. Ce n'era un simile, uno uguale simile, guarda. Vabbè, chi se ne frega. Outside temp 1512. 1581 Kelvin. È un po' tanto, Non ho soldi, però. 11.000, che me ne faccio di 11.000? Ragazzi, ma parata aerea. Ok. LB? Ah, questo è carino, Paradirezionale. No. Ma in realtà lo faccio già, in realtà. Vabbè. Paradirezionale, non mi interessa. Ok. Ok, questo mi sembra un cosa da fight. Un momento. Chai, dove sei? Non lo so. A era chiuso, quindi sono entrato nel laboratorio RA. Ma cos'è? Si bisognerà menarsi, sicuro. Tanto va la gatta all'ardo. La gatta è con me. Non è guai. Non so come, ma sei riuscito a superare i miei giocattoli e senza lasciarmi guardare. Imperdonabile. Per fortuna, i miei laboratori REA sono perfetti per ricreare le opportunità. A realtà aumentata! In realtà, ma scusa, mi fa fare i fight. Visione artificiale. Ma che è sta roba? Tecnologicamente Bart, brevetto approvato. Così reale da fare male. Wow. È come essere davvero lì. Lo so, è fantastico, vero? Ora vediamo cosa mi sono perso. Ma come, non ho capito? Extra. Ma dovevo andare nel reparto IA? Porca merda. Cioè, dovevo andare nel reparto IA, però ho skippato. Non ho ben capito, però, che. No, non serve, aspetta. Vediamo se posso parare gli attacchi del coso grande, il dubito, eh. Però io lo picchio e basta, non me ne frega niente. Ho salvato S, vabbè. C'è troppa luce qui, è avvantaggiato. Spegnete le luci. Come spegnete le luci? Signor Zanzo, usare l'RA così è molto costoso con il nostro budget. Zitto, la che? Fallo e basta. Come la che? Ma non vedo una sega. Vabbè, dai, va bene uguale. 808. Ci ma cosa fa? Ma questo gatto è bellissimo. Vai. Assaggia questo. Assaggia il gioco. Che mosso ho fatto? Non so neanche io cosa ho fatto. Quanti attacchi fa questo qua? Ok, nota per se stessi, non usare Peppermint con quelli che sparano. Dai, sparami. Bastardo. Scusa, mi ha doppato la vita. Non usare Peppermint con quelli che sparano, perché così non si capisce niente. Ok,
è instabile. La simulazione sta perdendo qualità. È la lente di proiezione. Cerca di distruggerla. B. Aspetta, ho premuto X. Ma vaffanculo, ho premuto allora. Ok. Ho premuto X. La okay. Lente è distrutta. Era un quarto del nostro budget. Ammazza, come un quarto? Useremo i soldi dei bonus di fine anno, allora. Ma come? Il mio bonus? No. No, i bonus di fine anno, no. Il programmatore aveva ragione. Zanzo sta bruciando tutto il suo budget. L'immatura visione creativa di Zanzo. Ma in che senso? Budget? Di cosa stiamo parlando? Sfruttiamo. Senza budget il flusso di lavoro si fermerà del tutto. Ma fa culo. Dai, provocalo. Fatti lanciare oggetti costosi. Ragazzi, che palle. Guarda qua. Godiamoci dal vivo Chai che prosciuga il budget. Ma come budget di Zanzo? Ma veramente sto episodio lo devo chiamare budget? Vabbè. Dai, so c'è il coso che vedo. Oh, ma mi ha visto. Vai, vai. Non so manco io se fare gli episodi lunghi, perché sennò il fin gioco mi dice subito. Dai, mi sono informato quanti livelli sono, tipo 13 livelli, tipo. Non è cortissimo, però se faccio un livello a video. Sto fuori tempo subito. Allora. Mi serve aiuto. No, mi no. Mi serve aiuto. Un aiuto. Vai. Ok, bene. Ora sta roba qua che non uso. Assaggia questo. Raga, troppa roba. Troppa roba di tutto insieme. Puoi farcela, Mac. Porca puttana. Mi tocca fare sul serio. Ok. Fortuna che queste cose non si fanno in fight, perché questo multitasking del TRT. Non mi reggo in piedi. Ma perché Zanzo vuole quel tizio così tanto? Ma sei tu. Sei tu, è tu? Che ci lavorano all'unisono. Questi dati sono puro caos. Vabbè, ma è lui quello. Cosa succede qua? Ho disattivato le gambe per concentrare tutta la mia CPU sulla programmazione. Sto lavorando un sacco, ma non so come farò a tornare alla scrivania. Ma come fai a lavorare con una tastiera e basta? Vabbè, vabbè, vabbè. Zanzo ci sta facendo lavorare a 5 per invece che alla solita 3 per. Credimi, se trovo quel ragazzo. Cosa? Cosa? Smettila. Vengo a cercarti dopo aver sistemato quel difetto. Ma sono io, imbecille! Sono io, vabbè. Dammi la vita anche se non mi serve. Dammi il denaro, molto più importante. Il palo mi impedisce di fare cose. E ora il secondo round. Spero che tu abbia qualche novità per me. Sei andato molto bene nel nostro addestramento. Aumentiamo la difficoltà. Oh, ho capito. Le soundwave su 0808 sono in base a chi, al supporter che hai messo. Quindi sono verdi, sono di macchina. Se metto blu sono di peppermint. Allora magari serve qualche piccola sorpresa. Ok. Fatelo entrare. Chi è questo tizio? Rallenterà la simulazione. Non mi importa quanto costa. Oh merda. Piatelo. Come? Avevo capito, piatelo. È una bella spesa. Forse ho capito, eh. Sono due colpi, però. Mamma mia, guarda, dai. Sono due colpi da pariare. Ok. Anche se ho perso un sacco di tempo a fare sto parry del cazzo. Non pur far batica in qualche maniera. Ok. Oh, vai. Queste cose sono bellissime. Ta. C'è un po'. No, ma però te l'ho rotto, Oh, che palle, facciamo così. Ai, c'è che cazzo di male. Mamma mia. Sono io, ok. Ma culo. Mamma mia.
Non so come faccio ad essere ancora io, però vai più o meno uguale. Oh, vaffanculo te. Non lui. Lui voglio. Oh, dovevo morire lì però, Ok, un'altra volta. Arrivo, arrivo. Zando, stai facendo il volo in budget. Ok. Bene. Quanto ti sta costando, Zando? Minchia, ma ci mettiamo 6 ore qua? Allora, Zanzo, dov'è il tuo spettacolo epico? Voi persone comuni non capite la qualità, volete solo le esplosioni. Beh, se è quello che vuoi. Non volete solo le esplosioni, va bene. Ma tu non sei normale, però. Diamogli una bella lezione. Un buon comandante bilancia creatività e obiettivi realistici. È chiaro che a Zanzo serve aiuto. Non ha mai capito il bisogno di Roxanne. Accontenta solo le pretese di Kay, l'ha fatto di ottenere ciò che vuole. Beh, è come un lavoratore vero. Mi ha rubato il lavoro e la vita. E sta rovinando l'azienda. Beh, allora ci gusteremo la sua caduta. Il laboratorio di Zanzo. Come un lavoratore vero. Preparati. Dai, spacchiamo sto Kale. Ok. Che cazzo di combo è? Che cazzo. Che combo era? Aspetta. No, che combo era? Ragazzi, perché? Perché sono incapace a sti giochi? Veramente. Ah! Sono vivo! Sono vivo! Aspetta. No. Perché sono incapace a sti giochi? Ok. Vai tu. Bene. Che palle. Sono tanti quelli combo fighi da fare. Vabbè. L'importante è godersi il gioco. Merda, l'ho fatto fuori tempo. Aspetta, Va bene. Prendili, Macaron! Un aiuto? Ci vuole un po' ogni tanto per prendere tempo. Ma che sto posto ogni volta? Che casino! Mi sorprende che non laghi. Probabilmente il gioco non è così pesante. Ok. Però voglio andare lì io. Aspetta, Voglio andare lì. Uia! Ok. Perché? Perché? Che vita di merda! Vaffanculo tutti. Adesso non posso neanche più tornare su, immagino. No. Forse si aspetta. Cos'è qua? Codec. Chi è Codec? Quanta roba, mamma mia. Parole dure. Come parole dure? Il nome del... Aspetta, posso salire? Non credo di poter salire più. Vabbè, sti cazzi. Aspetta, c'è... Però c'è... Questo c'è. C'è questo. C'è... Voglio la parata. Questa. Ok. Cos'è contrattacco e furto? Premi Y più B. Ok, vabbè, proviamo. Smeniamo un po' le mani. Ok. Tutto lo staff è pronto, ma i costi è sicuro? Se sono sicuro! Mi dà la parola tempo, forse se faccio Y più B. Parlare di costi, accendi che non basta. Se faccio una parata a tempo mi dà... Mi dà... Hey! Jai, è fantastico! Il budget sta finendo! Hai visto? Una cesta regalo? Sì, voglio una loot box! Puoi scommetterci! È tutta tua! Grazie, ma i doppiatori sono fenomenali! Magia! Hey, tu... La cesta! Ma pensavo fosse più grande! Cosa? Ah, lo vedrai! Te la farò sudare quella cesta! Va bene, ma cos'è sta roba? È un bastardo! Pezzo di merda. Oh, signor. Ma siamo letteralmente nel centro della terra ormai. Peggio di così. Dobbiamo andare. Lì. Ok. Dove? Ah, ok, mi ha scaricato qua. Aspetta. Così. Raga, io mi viene un infarto con tutte queste cose che si creano, che non so.
Forse questo ti farà paura. Oh no, uno zanzo gigante! Programmatori, un vulcano qui subito. Ding ding. E i soldi. Dio mio, ma questo qui è un megalomane. Vabbè. Vabbè, io non lo so, io vado avanti, Zanzo, non so. Se vuoi mettere qualcuno per ostacolarmi, dai. Dove sono i miei nemici? Appunto, dai. No, ci dia più preavviso. Non decido io quando arriva l'ispirazione. State al passo. Palle! Sto cazzo di coso! Zucca! 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 Zucca per te! Oh. Dai! Ok, scoppia tutto, non so benissimo cosa è successo. Posso pariare? Ok, no. Ok. Signori, andate a prendere la cesta. Vado a prendere la cesta, sì. Dove si va? Di qua. Tutto sto casino con LTRT, ragazzi, non capisco nulla. Veramente, a questo punto mi tengo Peppermint e basta. Mamma mia. Non mi scappano. Ok. Veramente mi tengo Peppermint perché sennò faccio troppa confusione. Posso, veramente mi serve questa cosa? Ah, ci sono due vulcani. Ma che palle! Ma perché? Letteralmente. Ah, sono comico, Cosa faccio? Ma perché faccio cagate? Ok. Che casino sta zona, però, Posso dirlo. Proprio un casino, proprio. Si vede proprio che è una zona... No. Che è una zona... In realtà virtuale. È proprio un casino assurdo. Ma cosa farò? Farò Turtle Dance! Farò Turtle Dance! È impazzito! Fare Turtle Dance non si fa, Capito il Joseph Refresh, ma... Ma così mi sembra un po' troppo. A sto punto... A sto punto ferma il tempo, no? Già che sei. Ferma il tempo, mandalo in avanti, resetta l'universo, dai, tanto. Quello che sia. E skippa il tempo. Vai. A sto punto finiamo il livello, a sto punto. C'è sta regalo. C'è sta regalo, ma io boh. Mi sembra un gioco veramente da drogati. Proprio giusto per me. Ok. Vuoi questa? Sì, la voglio. No! No! Preparati a cadere! L'ha fatto pure ora. Va bene. Voleva che facessimo cadere la piattaforma. Non era implicito? Ok. Un attimo. Manca noia! Va bene. Che abbiamo? Oppure quello lì grosso, ok. Fagliela vedere! Lasciala a me, già! Oh! Oh sì! Che cazzo sei? Raga, non è un po' troppo? Ti fa scappare sul set! Mi sembra un po' troppo, eh!
Cosa sto parando? Sono anche quel cazzo sto parando. Ok. Via, via. Picchia, picchia. Ok. Mica sta diventando impegnativa la cosa. E ma dove va? Va di qua. No, dove cazzo vado? Appunto. È l'ora di un'eruzione spettacolare. Via. Devo ancora pensare. Devo ancora capire se posso parare le cose qua. Vabbè, e quindi? Perché non. E tu vorresti dirmi come fare il mio lavoro? Tanto il budget sta andando a puttane, io te lo dico, Visto che sei così bravo, perché non. No, non posso parare. Non posso. Volevo parare. No! No, aiuto, via, ciao! Comando io! Oh, grazie per la vita, grazie! Tieni duro, piccoletto! No, c'è il brut! Ok. Via, 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 via! Schiva, schiva! Mamma mia! Bastardo! No, prima mettiamo questi brutti e voglio pararci da solo. Dai, uomo! Pronto, mi farà una cosa diversa. Dai, fatti sotto! No, la fa uguale. Ok, perfetto. La fa uguale, però è bellissimo, ragazzi. È bellissimo! Dai, Zanzo, buttami la roba addosso! No? Il signor Jai ha decimato il suo budget. La lente, Jai! Ah, finalmente la lente, ok. Vai, B! B! A! A! X! X! Y! E Y! B! Vaffanculo, l'ho mancata! Anch'io? Fallo tu allora. Lasciali a me, Jai. Ce lo vuole far lui? Ciao Danzo, vuoi inviamonarci? Ho distrutto tutto quello che mi hai propinato. Forse ti serve un corso di design. Basta, le JoJo Pose, basta. Io ho lavorato a un progettino tutto nuovo. Va bene. Basta, Giorgio, Jonathan, non mi ricordo più, raga. Mix di intrattenimento e qualità. Che non sia Jonathan però la prima della cover. Ok, questa è la miniatura, non me ne frega niente. Peppermint, a che punto è il budget? Quasi esaurito. Scommettiamo che appena monta il coso scoppia? Capolavoro! Adesso tutti vedranno! Uomo, ho quasi finito il budget! Noi abbiamo! Ok! Infatti non c'è più la corrente! Fondi esauriti! Che peccato! Fondi esauriti! Ok, senza boss fight! Finiscilo! Ma no! Giusto! Ma perché? Questa è tutta colpa tua! No. Ma senza boss fight, senza niente. Ora vediamo cos'hai su Spectre. Ma come? Ma ragazzi, senza boss fight, senza niente. Ma cosa? Okay. Sicuramente Zanzo ha nascosto. Va bene, dai. Informazioni su Spectre. Forse in un database protetto da password e. È qui, proprio sul desktop. Ma come su desktop, allora, Zanzo, che cazzo fai? Spectra, manipolazione cognitiva, regolazione degli stimoli mentali. Vogliono controllare la mente, come pensavo. Bene,
No. Come bene, imbecille. L'attivazione di Spectra è stata approvata. Bene, no, male. Sicuramente la fine per il signor Chai. Possiamo fermare tutto adesso. Da quello che vedo, solo con i passepartout di tutti i capi. Ovviamente. Stai dicendo che ci servono. Sì, dobbiamo fare tutti ci i boss. Sono 6 capi dipartimento e 6 passepartout. Ne abbiamo già sconfitti 2. Ce ne restano ancora 4. Allora, cosa aspettiamo? Avanti il prossimo. Vai con la musica. Il disco è finito. Ok. Con Corsica. Sappiamo tutto di Spectra, Kale. Non la passerai liscia. Nessuno mi farà il lavaggio del cervello. Tanto cervello non ce l'hai, quindi. Ma sei nella mia struttura circondato dalla sicurezza. E tu? Pensavo avessimo chiuso. Eppure eccoti qui. Ma chi sei? Devo arrestarli, signora. Come fai a conoscerla? Che devi arrestarli. Se no, perché ti avrei fatta vedere? Potremmo avere solo un... scusate, solo un secondo. Ma come? Ma glielo lascia pure un secondo? Raga, ma sta roba. Possiamo parlare. Ma chi cazzo è? Come fai a capirlo? Come fai a sapere chi è? Non so come fuggire. Davvero? Vi fidate di me? No. Gli stiamo davvero concedendo un momento, signore. Beh. Ok, venite a prendermi. Scappate! Ma come? Ma come scappate? Veramente questo è il tuo piano gigante? Ma vabbè, ok. Oddio, ma il gameplay! Ok, cosa devo fare? Il piano del signor Chai non va oltre, Demo. Tornate tutti al rifugio. Non ti lasciamo. Non devono prendere il passepartout. Non discutere, li distraggo. Scendete, io salgo. Va bene, devo fare... Non farti fare... Ok, per fortuna. Allora ti importa. Voglio quel difetto. Prendetelo. Oh, non si vede bene però, è tutto rosso, mortacci sua. Ok, mamma mia. Attivati i laser di sicurezza. Ma porca troia, è maledetto. Maledetto tu. Proprio l'ultimo è. Stronzi di merda. Bastardi. Ok, sembra menare. Raga, oggi episodio gigante, voglia. Mi serve aiuto. Penso io a loro. Aia. Spettami, tocca a te. Allora, o il suo padre. Attaccia questo. Però mi sembra stupido che sia suo padre, però. Tocca a te, Spettami. Allora, o il suo fratello. Ho capito. Credo di aver capito, Aspetta un attimo, Dai, almeno questi stronzi. Credo di... Peppermint Farm è tipo sua sorella, tipo... È il momento di scappare, signor Chai. Secondo me è tipo una sua parente. Ok, ma andiamo via, va. Andiamo via, Chai. È veramente un posto di merda questo. Ok. No, devo far così, aspetta. Aia, ma vaffanculo, mi sono morto. Ma mammone, va. Che palle, raga, sono morto perché ci ho messo troppo. Ma vaffanculo. Ma mi one shotta. Ma mi one shotta per caso? E poi quanto poco. Quanta finestra ho poca di errore. E non so più parlare italiano. Dai. Sì, abbiamo capito, Corsica, dai. Signor Chai. Ma sa che mi one shot però, Sì, mi one shot, ok. Ok. Vai, veloce. Porca puttana. Via, veloce. No. Vai lì. Veloce. Ok. Oh mamma, c'è sempre minaggio. Quanto minare incredibile. Non ho ben capito. Sul
Quanto sì. E grazie. Vai, scappa da lì. Che casino. Ma sono morto. Porca troia. Ragazzi, difficilissimo. Poi chiamano qui, porca puttana. Mi confonde. LB. Ok. Mamma mia. Ok. Sinistra. Destra. Sinistra. Binari rotti in vista. Prepara il magnete. Ok. Uff. Ma gli ha tirato un calcione. Mamma mia, ma che sto casino. Ok. Quanto è lungo sto livello, santi Dio. Pigli il coyote, cos'è che era? Perfetto anche pure, manco farlo apposta. Non mi interessa andare a ritmo qua. Ok. Sto facendo ragazzi, sono malucente. Quanto è lungo? Ok. Bella mossa da Rockstar, c'hai. Sono morto come uno stronzo, però, che... Okay. Ah, ciao, Corsica. No, è mio, raccogli i rifiuti! Non provare a scappare. Rubi la mia tecnologia e poi ti definisci una rockstar. Come rubi la mia Per cosa di preciso? Per sport, letteralmente. Per averti speso. E credi di esserci riuscito, perché no? Non credo che tu ne sia capace, ragazzo. Solo uno su quattro, Corsica. Pessimo risultato. Già, Corsica, che ti succede? Sa dove sono gli altri, lo farò parlare. Mandalo da me quando hai finito. Lo butterò nella fornace io stesso. No, non buttatemi nella fornace. Il mio raccoglie rifiuti, no! E mo? Ok, ha preso il gatto. Sì, sì, l'ho preso. Aia. Ok. Oh, mamma mia. Meno soldi, più problemi. B, come B? Ma come ho fatto? Ah, perché sono morto. Che palle. Comunque, grazie. Io direi che per questo momento di Hi-Fi Rush abbiamo concluso. Un episodio un po' corposo ci sta. Se vi è piaciuto, vi piace. Commentate se vi vedete. Noi ci vediamo al prossimo video.